Il missionario della Misericordia celebra messa nella Plaza della Rivoluzione de La Habana, come San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI prima di lui, e lega la Misericordia al servizio, chiedendo ai cubani di prendersi cura e servire la fragilità dei fratelli. Papa Francesco, davanti a più di 500.000 cubani, idealmente abbracciati da una grande statua di Gesù risorto posta davanti all'altare e dall'immagine del Cristo della Divina Misericordia nel lato opposto della gigantesca piazza, ha parlato del grande paradosso di Gesù. Chi vuole essere grande serva agli altri e non si serva degli altri, ha detto commentando il Vangelo domenicale dedicato ai due discepoli di Emmaus che discutevano tra loro su chi fosse il più grande. Il servizio, ha spiegato il Papa, guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità, fino in alcuni casi a soffrirla. Per questo non è mai ideologico, dal momento che non serve idee ma persone. Guardiamoci poi, ha ammonito il Papa, dalla tentazione del servizio che si serve, che ha come interesse il beneficiare i miei in nome del nostro, perché, ha concluso, chi non vive per servire non serve per vivere. Poco dopo, all'Angelus, il pontefice ha rivolto il pensiero alla Colombia e alla trattativa in corso per la fine dei conflitti interni. Che il sangue versato da migliaia di innocenti durante tanti decenni di conflitto armato, unito a quello di Gesù Cristo sulla croce, ha detto, sostenga gli sforzi che si stanno facendo per una definitiva riconciliazione. Dopo aver ringraziato il presidente cubano Castro per la sua opera di mediazione, Papa Francesco si è augurato arrivi in Colombia una pace duratura. Per favore, ha supplicato, non possiamo permetterci un altro fallimento in questo cammino di pace e riconciliazione.